Ma che ho preso? Ma guarda, tu l'ho presa in pieno. Ma ha rovinato pure il cerchio della ruota. Ma in questo paese c'avete tutte le strade ridotte così? Ah, oh, è una cosa incredibile. Ogni macchina che ci passa ci finisce dentro. Ma da quanto tempo sta qua sta buca? Saranno 7-8 mesi. Ma al comune non c'è i soldi per chiuderla. 30 centimetri di buca e mezzo la carreggiata. Almeno andrebbe segnalata adeguatamente. Per comune non c'è i soldi per la segnaletica. Allora qua ci vorrebbe una denuncia per omissione d'atti d'ufficio. I cittadini hanno denunciato e hanno pure vinto la causa. Però alla fine non hanno visto un euro. E perché? Perché il comune non c'è i soldi per pagare risarcimento. Ma qua basterebbe soltanto una sacchetta d'asfalto e 5 minuti di lavoro. È la stessa cosa che hanno detto gli operai che hanno fatto il sopralluogo. E perché non l'hanno chiusa? Perché il comune non c'è sordi. Senta, vabbè, dove posso trovare un negozio di materiali da costruzione? Sta a 500 metri di qua, a piedi, sulla sinistra. Buongiorno, mi servirebbe una pala e soprattutto una sacchetta di asfalto. Ecco fatto. Chi fa da sé fa per tre. Se aspettiamo le istituzioni stiamo freschi. Molto meglio le piccole azioni di noi cittadini. Parole sante, vedrà che qualcuno gliene renderà merito. 880 euro di multa per violazione del codice della strada. Rimozione dell'opera abusiva. Ma si rende conto? C'è scritto pure che devo togliere il bitume e rimettere la buca come l'ho trovata. Signore mio, la legge in Italia funziona così. Lei ha effettuato un lavoro che non spettava a lei ma spettava al comune. E il comune non l'ha fatto perché... Perché non aveva i soldi. Vabbè, ma adesso lei che intenzioni c'ha? Vado a pagare la multa. La paga? Ma davvero? Per forza, altrimenti la sanzione raddoppia. Aspetta un po'. Pronto, mi passa l'ufficio tributi del comune? Pronto, già va! C'è presente la buca in via delle Camelie? Sì, so io, sono il sindaco! Oh, abbiamo trovato i soldi!